Il 26 dicembre 2004, un enorme tsunami spazza l'Oceano Indiano. È una delle calamità naturali più devastanti della storia moderna. Muoiono quasi 250.000 persone. Continuo a chiedermi perché. Perché? Penso potevo agire diversamente. Sono stato egoista. L'onda distrugge tutto ciò che incontra. Cancella intere comunità. Spezza le famiglie. Sei fortunato se vinci alla lotteria. Se sopravvivi a uno tsunami è diverso. Si sentivano solo grida. Regnava il caos, la gente correva e urlava. Via, via, via! Arriva l'acqua. A questo segnale le grida passarono in secondo piano e il mare si prese una ribalta. L'onda è alta almeno 5 o 6 metri. Prendi un telefono. Oggi ne cerco uno. Quello di Bart Simpson? Ne prendo uno di Barbie, rosa. Ma va. Sta a vedere. Lui era il fratello serio e io il pagliaccio. Eravamo molto amici. Avevamo 3 anni di differenza, ma ci assomigliavamo molto. Sembravamo gemelli. Io e Tom, quando ci siamo conosciuti, una vecchia foto. Tom era un ingegnere meccanico. Era una peste, smontava le auto e le portava in salotto. Ciao! Ciao! Lei c'era sempre. Lo davi quasi per scontato perché sapevi che lei era lì accanto a te. Ho vissuto 14 anni con la migliore delle mamme. Che fai, mamma? Era fantastica, faceva qualsiasi cosa per te. Se penso a lei, mi viene da sorridere. La sua allegria era contagiosa. Il Natale lo passava quasi sempre a casa. So che se le avessi detto non andare in Thailandia, il tuo posto è a casa con la tua famiglia, lei non sarebbe partita. A 10 anni dallo tsunami, incontriamo chi ne vive ancora le conseguenze. Seguiamo un fratello e una sorella che tornano nel luogo dove hanno perso la madre in cerca di risposte.